Ciao, oggi tocca a me tenervi compagnia e lo faccio con una pagina di Art Journal. In realtà io non utilizzo un supporto nato per questo tipo di lavorazione, ma in una delle mie scorribande in giro per cartolibrerie mi sono imbattuta in una bellissima agendina per cui non ho potuto fare a meno di comprarla e l'ho destinata a questa lavorazione. Ho steso sulle pagine un abbondante strato di gesso e ho poi proceduto ad asciugarlo con l'embosser. Per lo sfondo ho deciso di utilizzare due ink extreme, il rosa carne e il rosa corallo. Ora vi mostrerò come un epic fall si può trasformare in un punto di forza in un lavoro di scrapbooking. Infatti all'inizio avevo pensato di realizzare delle macchie che partivano dall'alto e quindi ho allungato con l'acqua l'ink extreme, ma alla fine il risultato mi lasciava fortemente perplessa. Per cui ho impugnato le mie boccette e ho spruzzato l'inchiostro, dopodiché ho tamponato con un po' di carta assorbente per togliere l'eccesso. Dopo aver aggiunto uno strato uniforme della stesura del colore, ho proceduto ad asciugare con l'embosser. Con un timbro ho creato una texture di fondo e per aiutarmi nella timbrata ho utilizzato un pad della Big Shot. Ho proceduto a sistemare gli elementi che avrebbero fatto parte della pagina per trovare una composizione equilibrata. Ho poi proceduto a sistemare il tulle in maniera da ottenere due diversi effetti sulle pagine. Sulla prima l'ho incollato e poi ho sistemato gli elementi. Sulla seconda invece ho prima incollato tutti i die-cut e poi ho ricoperto col tulle in modo che sui fiori si vedesse l'effetto retinato. Mi piaceva l'idea di avere due diversi sistemi di gestione, quindi di visione del tulle, sulle due pagine affiancate. Thank you.
Infine ho completato le mie pagine aggiungendo dei particolari con una penna gel bianca. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi le prossime idee creative. Potete visitare lo shop online e vi ricordo che mi trovate su Facebook con una pagina ed un gruppo tutti dedicati a Creative Studio. Alla prossima!